I device di stimolazione periferica portano proprio a un miglioramento di sintomi specifici come il freezing, la deambulazione e l'equilibrio. Il device che abbiamo utilizzato si chiama gondola. Si tratta di un device che attraverso una stimolazione cutanea del piede si presentava come in grado di migliorare dei sintomi motori nella malattia di Parkinson. Naturalmente pensare di partire dal piede per arrivare a modificare le attività motorie in una paziente che ha un'alterazione di un sistema cortico sottocorticale ha lasciato tutti noi, tutto il mondo scientifico, assolutamente perplesso. In realtà la letteratura è piena di osservazioni legate a quello che è il fenomeno principale del disturbo motorio nel parkinsoniano, che è un'alterazione della integrazione sensorimotoria. Ma ad un certo punto la curiosità del ricercatore ha lasciato spazio all'osservazione clinica ed abbiamo quindi cominciato ad osservare il fenomeno che ci ha stupito in modo sostanziale, in quanto effettivamente la stimolazione attraverso questo device determinava un miglioramento di alcuni parametri del cammino. Stiamo studiando per cercare di comprendere i meccanismi alla base del miglioramento, ovvero come mai una stimolazione periferica poi porta un miglioramento in sistemi cerebrali centrali. Le osservazioni della letteratura scientifica che continuavano a sottolineare l'incapacità del malato parkinsoniano di integrare input sensoriali con elaborazione dell'impulso motorio ci ha fatto ipotizzare che una riafferentazione sensoriale periferica potesse aiutare il paziente a migliorare la sua performance motoria. E così che in collaborazione con il Campus Biomedico di Roma, in particolare con i neuroradiologi funzionali del Campus Biomedico di Roma, abbiamo ideato uno studio pilota con piccoli numeri nel quale volevamo indagare un'ipotesi di modificazione del pattern di attivazione corticale e sottocorticale nelle persone trattate con questo tipo di strategia o con placebo. Insieme ad altri colleghi neurologi abbiamo disegnato uno studio pilota per verificare se la stimolazione meccanica plantare, quindi della pianta dei piedi, è capace di modificare le condizioni di funzionalità cerebrale, prevalentemente di connettività funzionale. Abbiamo coinvolto 11 pazienti con malattia di Parkinson idiopatica. Prevalentemente questi pazienti avevano una caratteristiche di ipocinesia più che di caratteristica tremorigena della malattia di Parkinson, quindi più difficoltà nei movimenti, e abbiamo verificato clinicamente e con la risonanza magnetica funzionale che la stimolazione plantare è efficace nel migliorare i sintomi motori. Abbiamo osservato attivazione in alcune aree del cervelletto e della corteccia occipitale laterale e una maggiore connettività funzionale a riposo dei gangli della base con queste aree. Sono delle vie di connessione normalmente utilizzate dai pazienti con Parkinson idiopatico per compensare sintomi motori e dove la terapia dopaminergica non ha effetto possiamo pensare che la stimolazione plantare abbia un ruolo di facilitazione sui meccanismi di compenso a livello centrale. L'integrazione sensorimotoria avviene in alcune aree corticali e sottocorticali, ma nella rappresentazione schematica di funzionamento dei gangli della base, che sono il territorio coinvolto nella malattia, in realtà le aree sensoriali non sono mai descritte.
In questo studio pilota abbiamo dimostrato un'efficacia della stimolazione plantare con dispositivo gondola. Abbiamo osservato modificazioni non soltanto della connettività funzionale attraverso la risonanza magnetica, ma anche un miglioramento dei parametri clinici misurati con la scala UPDRS. Lo studio ha portato delle conclusioni assolutamente sorprendenti e inaspettate. La stimolazione in acuto, quindi effettuata in un'unica volta, determinava una modificazione di aree sensoriali, quindi quelle aree che possono partecipare all'integrazione sensorimotoria, la modificazione di attività cerebrale a livello del cervelletto, che siamo certi essere coinvolto nella locomozione ed essere alterato nel pattern locomotorio del malato parkinsoniano, e di aree visuo-spaziali che, come dicevamo, sono coinvolte nel feedback sensoriale del circuito della locomozione. Il futuro di questo approccio sarà quello di andare a coprire quelli che noi definiamo unmet needs, che sono i sintomi motori non levodopa responder o i sintomi che non rispondono ad altre terapie come la terapia chirurgica, e sono prevalentemente quei sintomi che compaiono nelle fasi più avanzate di malattia, come il freezing, i disturbi posturali e i disturbi dell'equilibrio.